Buongiorno, benvenuti a questa lezione di oggi. Il mio nome è Nicola Brocca e sono docente di didattica dell'italiano presso l'Università di Innsbruck. Nella lezione di oggi parlerò di un tema molto attuale, cioè cercherò di collegare alcuni aspetti della comunicazione istituzionale che avete già visto a lezione con l'attualità. La mia relazione ha nome Comunicare la crisi e si parla di la comunicazione istituzionale sulla base di esempi che raccontano la pandemia. Allora, prima di tutto vorrei parlare oggi dei nostri obiettivi. Alla fine della lezione l'apprendente sarà in grado di riconoscere alcuni elementi linguistici per l'analisi della comunicazione istituzionale e conoscerà alcuni risvolti culturali italiani durante la pandemia Covid-19 in Italia. Dopo una breve introduzione sulla comunicazione istituzionale, ci riferiremo in particolar modo ai seguenti strumenti linguistici: l'indice di leggibilità, l'uso delle metafore, gli impliciti, gli hashtag, i meme, per arrivare alla fine alle conclusioni. Allora, per comunicazione istituzionale si intende tutta quella comunicazione che non riguarda la comunicazione privata, quindi è portata avanti da enti istituzionali o da organizzazioni. Rientrano fra la comunicazione istituzionale la comunicazione usata dalle istituzioni politiche, ma anche da organizzazioni private oppure da giornali. I mezzi di comunicazione sono diversi, vedremo qui esempi di televisione, di social network e di giornali. Ecco, a questo riferimento è anche importante vedere a che pubblico si rivolge la comunicazione in Italia. Vediamo un attimo che il titolo di studio in Italia presenta più persone con licenza elementare, nessun titolo, rispetto che i laureati. I laureati, infatti, rispetto a una media europea, in Italia sono un numero abbastanza modesto. Tuttavia, cioè la comunicazione avviene per molti dei casi ancora attraverso la televisione. C'è una grande diffusione in Italia dell'uso tradizionalmente attraverso la televisione, ma appunto cresce anche costantemente l'uso di nuovi media e di informazione mobile attraverso quindi canali social. Questo ha un relativo impatto sulla leggibilità, cioè l'indice di Gulpes, che classifica la difficoltà lessicale e testuale di un testo, ci può dire molto rispetto al pubblico in grado di leggerlo e di comprenderlo. Ad esempio, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, oppure la comunicata del Ministero della Salute o dell'Istituto Superiore della Sanità, hanno un indice di leggibilità molto basso, di circa il 38%. Quindi sono comprensibili da un personale specializzato, per lo più da un pubblico che avrà un titolo di studio universitario e già con qualche difficoltà un titolo di studio di livello superiore. Vediamo il decreto del 26 aprile che voi vedete alla vostra sinistra, in cui è sottolineato in rosso alcune elementi lessicali sicuramente non a disposizione di un vocabolario basico: comprovate esigenze, ovvero congiunti, assembramento, protezione delle vie respiratorie. Ecco, si tratta di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi comunque un testo per addetti ai lavori. Tuttavia è interessante vedere che questo ha conseguenze anche per la comunicazione istituzionale, come il tweet del Ministero della Salute che ricalca una lingua burocratica quando dice analisi dell'andamento epidemiologico
Ecco, appunto, un tweet è sicuramente non solo per specialisti. Però appunto che il decreto abbia provocato delle difficoltà nella comprensione degli italiani, lo si vede anche con una facile ricerca attraverso Google Trend, in cui si vede che dopo la comunicazione del Premier Giuseppe Conte, tutti gli italiani sono andati a cercare che cosa si intende effettivamente per congiunti anche attraverso il motore di ricerca più celebre e che ci siano difficoltà anche a capire cosa siano gli assembramenti, lo si può notare anche dal fatto che alcune amministrazioni non riescono neanche a scriverlo correttamente, come questa amministrazione del sindaco Raggi a Roma, ma forse dovremmo dire Sindaca Laggi di Loma, a questo punto. Allora, tornando all'indice di leggibilità, faccio riferimento un'analisi apparsa recentemente su Micromega condotta da Grandi e Piovan. I ricercatori fanno un'analisi attraverso un corpus estratto dal Fatto, la Repubblica, il Corriere della Sera, tra i principali giornali italiani, e vedono una grande differenza. Allora, Codogno è il posto dove si è sviluppato, dove è stato rintracciato il primo caso di positivi, di paziente positivo al Covid in Italia. Quindi, prima della fine di febbraio, prima di questo fatto di Codogno, la leggibilità degli articoli riguardanti il coronavirus era pari al 50%, quindi erano accessibili a persone laureate e a persone diplomate. Dopo il Codogno, quindi dopo dall'inizio della fine di febbraio, insomma dall'inizio di marzo, i giornali cambiano, specialmente il Corriere della Sera, che raggiunge un indice di leggibilità del 65%, quindi usa un linguaggio e una testualità accessibili anche a persone con un livello di istruzione più basso e questo viene premiato perché si vede un accesso maggiore nel sito. Ecco. Si vede che quindi i messaggi prima erano rivolti ad addetti ai lavori, e stati scritti da e per esperti, mentre successivamente i messaggi erano rivolti a tutti. Questo ci insegna che la logica del giornale segue il NIM, cioè not, not in my backyard, cioè, ci interessano i media, forniscono per lo più informazioni dettagliate quando un fatto è proprio vicino al lettore o all'ascoltatore. Ecco, uno strumento a disposizione delle persone per capire meglio un fatto è sicuramente la metafora. Vediamo questo tweet di Donald Trump. Vediamo innanzitutto Cain e Plark. But America roars from this death and extraction. Allora, questo fa sicuramente riferimento implicitamente o implicitamente, consciamente o inconsciamente, al mito della risurrezione, che ha sicuramente riferimenti cristologici, ma sicuramente anche mitologici, come quello dell'araba fenice che risorge dalle sue ceneri. Ecco, la politica oggigiorno è sicuramente molto, fa ricorso allo storytelling, sempre fatto ricorso allo storytelling, ma raccontare, è molto importante e come non far raccontare e capire una cosa alle persone se non attraverso la metafora. Ecco, la metafora vengono usate per spiegare, come ho detto prima, concetti nuovi e sconosciuti con concetti più conosciuti e trasparenti. Secondo Lakoff e Johnson c'è questa teoria dell'embodiment, cioè cose attaccate al corpo, quindi più vicine alla nostra comprensione, possono spiegare concetti più astratti, come il concetto astratto
dell'amore può essere spiegato attraverso il concetto più concreto del fuoco. Ecco, si vedono infatti nelle frasi brucio per te, ardo d'amore o addirittura la mia nuova fiamma per indicare la persona amata. Ecco, questo paragone della fiamma non è sicuramente nuovo, addirittura presente in latino, come si vede in questa traduzione dell'Eneide, dove la fiamma ricorda l'amore, qualcosa che fa star male. E quindi attiva, come dice Lakoff, per dedicarsi, per specificare meglio, per approfondire la lingua politica, attiva un frame. Questo è il frame legato al fuoco, è anche il frame dell'esperienza dolorosa, dell'esperienza inaspettata, dell'esperienza che perde, non è più sotto controllo. Ecco, questo frame, è interessante, viene attivato anche inconsciamente da parte dell'emittente, ma anche da parte del destinatario. Ecco, quindi guardiamo un attimo i giornali degli ultimi mesi che si sono dedicati al raccontare l'emergenza Covid. Vediamo qui un giornale economico, il Sole 24 Ore, che fa riferimento alle armi spuntate della fase 2. Salvini, non un bollettino di pace, ma un bollettino di guerra. Ecco, Salvini è un politico italiano appartenente, leader del partito Lega. Le misure quindi si adottano in guerra, ecco, fa già, esplicita già le conseguenze, se siamo in guerra dobbiamo usare misure di guerra. Ma non da meno sono i giornali, come Repubblica, che dice, le cassiere in trincea. Oppure anche altri giornali, avanza il virus, avanza, fa parte del lessico militare. Si dice avanza il nemico, avanza, per dire sta venendo avanti. Bene, quindi appunto è stato attivato durante questi mesi il frame della malattia come guerra. E non è la prima volta, insomma, già Susan Sontag ha descritto nella sua opera La malattia come metafora. Come la TBC, il tumore, ma poi anche in un volume successivo, l'HIV, fossero spesso associate alle categorie, guerresche e accanto a questo venisse associato anche la categoria del, guerriero, cioè del malato come un guerriero che sta lottando, contro il virus. In questo caso, secondo Sontag, questo caricherebbe, la malattia di una connotazione molto personale, e deresponsabilizzerebbe, semplificherebbe la situazione in cui è nata la malattia, che ha sicuramente anche delle conseguenze sociali, delle responsabilità nella prevenzione e nella cura. Come anche ovviamente una certa dose di fortuna. Si tratta questa della metafora malattia-guerra, sicuramente di una metafora già intrinseca nella nostra cultura, nella lingua, come si vede in questo verso di Leopardi nella poesia a Silvia. Leopardi, un poeta romantico. Da chiuso morbo, combattuta e vinta, perivi o tenerella, facendo riferimento alla tubercolosi sotto cui è morta questa amata. Bene, ma in caso attuale, nel caso del Covid, il frame guerra richiama sicuramente altre implicature, insomma, cioè implicazioni anche indirette ed implicite. Come quando si è in guerra ci sono risorse economiche che devono venire spese, costi quel che costi. Anche i diritti civili devono passare in secondo piano, possono temporaneamente passare in secondo piano. E appunto i sacrifici sono inevitabili, non c'è tempo di discussione, il governo può e deve governare anche senza opposizioni.
E poi ci sono gli eroi, i nemici, gli infermieri, ma in questo caso tutti quelli che lavorano in prima linea, come si è visto anche ringraziamenti ai cassieri oppure ai riders che portano il cibo a casa. Ecco, un corollario della guerra è quello del nemico, quindi come hanno anche analizzato Patrick Wallis e Brigitte Nerlich. Come negli articoli riguardante la SARS, il virus veniva analizzato come un killer, quindi qualcuno che uccide senza controllo e quindi vengono attivati dei frame di controllo, cioè si chiede più controllo allo Stato per fermare questo virus, questa personalità impazzita. Ecco, si vede anche una similitudine in alcuni titoli dei giornali come Vade Retrovirus, che fa riferimento a Satana e all'esorcismo, e quindi appunto cade in un humus religioso fertile in cui intrisa la cultura italiana, su cui si basa la cultura italiana, come vediamo anche nel riferimento alla metafora dell'angelo, a cui fanno riferimento molte campagne per ringraziare il personale medico. E, il virus spesso viene dall'estero, no? Come si fa riferimento a un'intenzione di Trump stesso a chiamarlo come il virus cinese. Anche questa è una strategia, oppure un dato di fatto comune, come si vede anche nella sifilide, chiamata anche virus il morbo francese, il morbo gallico, e diffuso con questo nome non solo in Italia ma anche in Europa, mentre in Francia stessa si dice il morbo napoletano, perché le prime esplosioni sono avvenute durante l'assedio, la guerra. Nell'Italia meridionale. Ecco, e poi c'è il riferimento alla peste eletta come malattia per l'eccellenza, che però richiama anche scenari di sanità pubblica molto, molto grave. E in un articolo recentemente uscito per opera della studiosa Spina, vengono confrontati l'uso di determinati lessemi, le loro collocazioni, in un corpus di vari giornali, La Repubblica, La Stampa, il giornale Libero, Il Foglio e l'Huffington Post. Quindi vengono raccolti più di 6.000 articoli online e analizzati con determinati software. Allora, si vede che citando la peste, sicuramente il Foglio cita più del doppio il nome peste degli altri quotidiani. Ma per quel che riguarda il frame, solo un giornale è coerente nell'uso del frame peste ed è Libero, che usa anche la parola untori, lanzaretto e appestati. Gli untori sono coloro che volontariamente spandono la peste, secondo le leggende che circolavano nel Seicento, mentre il lazzaretto è il posto dove vengono ricoverati i malati di peste anche in condizioni non adeguate, insomma. E gli appestati è il nome che viene collocato per chi è malato di peste, con sicuramente determinate attivazioni di frame, insomma, si vede sicuramente negative. Ecco. Si vede che Libero, questo sì, ecco, appunto Libero è un giornale che usa titoli e toni spesso da boulevard, toni un pochino strillati, e sicuramente non è un giornale filo governativo, perché si posiziona per lo più giornale per lo più conservatore, si posiziona a destra. Ecco, usa questa metafora della peste per criticare
l'azione del governo. Italiani trattati come appestati. Oppure, nell'altro esempio, Palazzo Chigi, comunicazioni di Palazzo Chigi ci fanno passare per gli untori del pianeta. Ecco, sottolineando come il governo non sia all'altezza della situazione. Vediamo anche come Spina ha analizzato la parola paura e sinonimi. La parola paura, ecco, è usata da tutti i 6 giornali presi sotto esame, perché è normale che questa situazione richiami, faccia passare la paura. Non è invece normale che ci sia anche la parola panico e psicosi. Come panico si tratta di una paura incontrollata, a volte anche di massa, e psicosi è una paura morbosa da curare. E appunto viene associato questo termine con psicosi dilagante oppure seminare il panico come responsabilità del governo che sono state del tutto disattese. Ecco, questo termine allargare appunto la pazzia, cioè la paura che diventa una pazzia, lo vediamo anche con riferimento ai Promessi Sposi, opera anche questa di un autore già romantico, che racconta l'aneddoto della peste nel 600. Bene. Facciamo anche riferimento esplicitamente, cioè più dettagliatamente, all'implicito. L'implicito, abbiamo visto, è in parte già presente nella metafora, che richiama implicitamente questo frame, ma può essere anche condiviso da altre forme comunicative. E noi lo vogliamo analizzare qui attraverso alcuni tweet di politici. Ecco, l'implicito, in questo caso faccio riferimento a un'implicatura, può essere sollevato dalla congiunzione ma. È ricco ma generoso, implica che la parola ricco, che una persona ricca, sia di per sé non generoso, quindi che le persone ricche siano in genere avide. Cosa succede se applichiamo questo ma anche in questi Twitter? Allora, vediamo questo Twitter di Matteo Salvini, come ho detto, leader del partito conservatore anti-europeista e con toni populisti di destra. Matteo Salvini dice: italiani a casa e senza lavoro, ma il governo prepara una maxi sanatoria. Quindi Salvini sta implicando che la sanatoria ad immigrati senza permesso sia in questo momento totalmente in disaccordo con gli italiani che stanno senza lavoro, cosa che invece il governo invece sostiene il contrario, cioè che fare la sanatoria adesso sarebbe portare a far emergere nel mercato, introdurre nel mercato del lavoro braccia per l'agricoltura che al momento risente della mancanza di manodopera proveniente dall'estero. Ecco, l'implicito non è solamente venuto usato da tutto il discorso politico, da destra, da sinistra, come dimostra anche questo tweet di Matteo Renzi, ex premier, ex leader del Partito Democratico e attualmente fondatore e leader di un altro partito, nome Italia Viva, che qui fa riferimento all'Italia che conosciamo non chiude i porti, va a prendere salva questi nostri fratelli, interessante qui, immigrati come fratelli, e impone la quarantena di 2 settimane, ma in un porto. Ecco, qui implica che qualcuno abbia detto che la quarantena debba venire fatta fuori dal porto. Ecco. Passiamo adesso ad un altro fenomeno importante che si vede nella comunicazione moderna e che può essere preso ad esempio anche nella comunicazione durante il Covid. Si tratta del hashtag.
L'hashtag nasce nell'ambito della comunicazione in Twitter e si tratta di una parola, un tecnomorfema, cioè una funzione testuale e anche tecnica, perché le parole contrassegnate da questo hashtag, da questo cancelletto prima, possono essere, sono colorate in blu, possono cliccarsi e vengono poi, hanno la funzione di ordinare tutto il messaggio su cui si trova l'hashtag secondo un indice che colleziona tutti i messaggi che riportano questo stesso hashtag. Si vede qui che l'hashtag si sovrappone allo slogan. Sapete che la politica tende a sloganizzarsi, cioè a riassumere, il politico riassume la sua comunicazione attraverso uno slogan, quindi semplificato, facile da memorizzare e facile da ripetere. Ecco, l'hashtag che a volte riassume in un'abbreviazione, un acronimo, una sigla, in questo caso, questo caso che vedo, fa parte di una forma, una frase. Milano, un soggetto, non si ferma, quindi una negazione, un verbo. Bene? Interessante però nell'hashtag è la cross-medialità. Allora, questo hashtag, Milano non si ferma, nasce in un video promozionale a poche ore di distanza rispetto un attimo, a poche ore di distanza rispetto l'uscita dei primi provvedimenti. Si tratta quindi di un hashtag che però non ha la funzione di poter essere cliccato o di poter essere subito ordinato, ma lancia un messaggio che poi passa su altri tipi di media. Si vede infatti che viene ripreso anche in forma discorsiva dal Corriere della Sera. Continuare a fare cose normali, come sposarsi, è anche un modo per dire che Milano non si ferma. Ecco, quindi viene ripresa nella sua funzione di slogan. Ma anche, appunto, viene ripresa come titolo, per esempio, di un'iniziativa promossa dal Partito Democratico, Milano non si ferma. E viene sicuramente polilessicale, Milano non si ferma, ma viene considerato anche come monolessicale, come si vede nei seguenti esempi tratto da tweet o da giornali. Gli effetti del Milano non si ferma sulla gente, oggi positivo al Covirus, coronavirus. Oppure il Milano non si ferma, ha fatto il danno. E poi interessante che anche uno slogan come Milano non si fermi possa arrivare a essere modificato dagli stessi utenti dei social, che ironicamente in questo caso ritwittano non più Milano non si ferma, ma Milano si ferma un paio di mesi, per vedere come questo slogan sia poi stato sfatato dai fatti successivi. Ecco, un altro hashtag fondamentale nella comunicazione è quello "io resto a casa". Per la storia di questo hashtag dobbiamo ascoltare il discorso del Premier Conte la sera dell'8 marzo, che decide di chiamare il suo decreto, il decreto "io resto a casa". Bene, cioè quindi lo riassume in una formula che questa volta sì è comunicamente stata un successo. Il giorno dopo, già il Corriere della Sera chiama quindi il decreto Conte, il decreto "io resto a casa", e
sarà il Conte stesso che userà l'hashtag vero e proprio Io Resto a Casa sul sito, sul suo profilo ufficiale di Twitter. E questo Io Resto a Casa avrà un grandissimo successo, come si vede anche nella sua valenza e nella sua traduzione all'estero. Come si vede, è stato poi adottato anche in Germania in forma praticamente calcata sul italiano. Ich bleibe zu Hause, anche se si usa la formula plurale, in francese, je reste à la maison, oppure je reste chez moi, oppure in spagnolo, io me quedo in casa. E appunto poi con varianti, come abbiamo visto, ad opera di utenti con funzioni ludico-espressive come Stay the Fucking Home. Ecco, è costruito in modo molto semplice, soggetto, verbo, argomento, e permette di identificarsi con valenza deittica senza essere modificato. E questo anche il fatto, diciamo, molto studiato, Je suis Charlie. Cioè questo je o questo io può venire semplicemente ricopiato, ma la sua identificazione cambia a seconda di chi lo ritwitta o chi lo usa. Interessante che mentre Je suis Charlie oppure Ich bleibe zu Hause, ecco, nel francese o nel tedesco il soggetto è obbligatorio, in italiano il soggetto è marcato, quindi focalizzato. Da questo Io Resto a Casa sono poi nati altri hashtag come Io Twitto da Casa, Io Canto da Casa, e insomma tutto questo fa parte aspettate, va bene, della comunicazione nei social. E ha anche a che fare con il meme. Allora, sapete cioè che il meme è uno dei mezzi di comunicazione più interessanti degli ultimi anni per veicolare l'ironia, e si fonda sul frame dell'incongruità e della pertinenza. Cioè, si vede una foto, cioè c'è sempre un'associazione tra testo e immagine, e si cerca di ricercare attraverso la pertinenza i contenuti più rilevanti per una certa situazione, ma spesso il testo attiva la incongruità, cioè uno stimolo difforme dal modello cognitivo di riferimento. Quindi c'è anche una, ecco, questo appunto, questa divergenza che spesso si causa, che spesso si trova tra immagine e parola, provoca un effetto ironico e umoristico. Il meme è anche caratterizzato dal remix, cioè il fatto di poter aggiungere a immagini anche dei nomi di altri generi testuali, e incoraggiare la creatività dell'utente. Quindi una caratteristica del meme è quello di essere replicabile, imitabile e anche appunto trasformabile attraverso l'utente. In questo sito che si chiama Le Bimbe di Conte, un account, si tratta di un account Facebook, si possono vedere per esempio molti meme del presidente del Consiglio Conte in chiave di idolo adolescenziale. Ecco qui in l'iperbole dell'amore, a questo punto, del rivolto verso il presidente, ecco, raggiunge termini molto, molto ironici, più o meno volutamente ironici. In questo caso vediamo anche l'uso dell'hashtag menzionato in precedenza, Io Resto a Casa, che viene qui usato in
modo invece il significato, il suo significato erotico. Bene, abbiamo visto che quindi la comunicazione in una pandemia, la comunicazione istituzionale in una pandemia può essere una questione vitale e particolarmente nell'era dei social, dove ogni utente è anche un produttore, quindi un producer, è importante capire cosa si legge, cosa si condivide e a che cosa si mette un like. Anche la comunicazione istituzionale, come governo e giornali, dovrebbero quindi informare in modo sereno, pacato, cercando di permettere a tutti di comprendere i fatti e distinguerli dalle opinioni individuali. Vi ringrazio per l'attenzione.